una smerigliatrice potete fare un sacco di cose. Oggi vi mostro le sue funzionalità. Con questa smerigliatrice angolare potete troncare grossi materiali metallici, calcestruzzo e mattonelle senza utilizzare acqua. Vi faccio vedere come. È importante lavorare in sicurezza, quindi guanti e occhialini. Ho già montato un disco da taglio. Il tasto dell'accensione si trova in questo punto e potete regolare la velocità o il numero di giri attraverso questa rotella. Di più semplice. Quando fate questo tipo di taglio, mettetevi nella posizione più comoda. Con questa smerigliatrice potete posizionare la maniglia nel modo che volete. Sopra, laterale, naturalmente dipende dalle vostre necessità. Con questa smerigliatrice potete anche livellare la saldatura fra due pezzi di metallo. Quindi, per sostituire il disco, dobbiamo necessariamente rimuovere la batteria per lavorare in sicurezza. Per alcuni tipi di disco, come in questo caso questo disco da smeriglio, bisognerà obbligatoriamente rimuovere la calotta. Una volta montata, andiamo a procedere al serraggio. Bene, perfetto. Rimontiamo la batteria. Procedo adesso a rimuovere il residuo di saldatura. Bene, finito. Con questa smerigliatrice potete anche rimuovere della ruggine su un pezzo di metallo come questo. E per farlo dovete utilizzare una spazzola bicchiere come questa. Bene, finito, niente di più semplice. Visto? Questa smerigliatrice angolare ha molti utilizzi ed è semplice da usare. Mi raccomando, se non siete molto esperti, usatela in sicurezza. Lidl, anch'io.